Bentornati su Radio Doppio Zero. Siamo qui come ogni lunedì sera a Palcoscenico. Il protagonista sei tu, la rubrica dedicata a tutti gli artisti pugliesi. Questa sera parleremo di musica e di teatro come ogni lunedì sera. E vado subito a presentare l'ospite, il primo ospite di questa sera, Beppe Del Re. Buonasera. Buonasera a te Alessandra e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando. Esatto, Beppe è qui con noi per parlare del suo ultimo disco, un disco molto molto interessante, tra l'altro dal titolo originalissimo, Viviamo Distanti, un po' un gioco di parole Beppe. Un gioco di parole perché è d'apostrofo istanti, quindi c'è questa doppia... Questo doppio gioco di parole, come dicevi tu, perché si intende l'istante come attimo possibile, come attimo presente, ma anche distanti perché... Perché è un disco che nasce durante il lockdown, è un'iniziativa che ha visto coinvolti tantissimi musicisti, non soltanto pugliesi, ma anche nazionali ed europei, e che ha voluto testimoniare come la musica non si fermi poi, cioè che ci possano essere anche delle altre modalità per poter far musica pur attenendosi a un obbligo morale, civile, legislativo, quale era quello proprio del distanziamento, insomma dell'isolamento, però fortunatamente le nuove tecnologie hanno permesso la realizzazione di questo brano con dei brani che sono delle cover, alla fin fine non ci sono brani inediti in questo disco, delle cover che hanno delle tematiche strettamente legate al momento che abbiamo vissuto. Interessante, e appunto dicevi che questo è un disco che è stato registrato, realizzato in un momento molto difficile grazie alle nuove tecnologie. Ecco, come è avvenuto, come avveniva l'incontro tra voi, l'incontro a distanza, no? Con tutti certo. questi musicisti che sono dislocati anche in varie parti d'Italia, non solo in Puglia. Come no, in Puglia, nel Lazio, in Toscana, in Francia. E allora, questa iniziativa innanzitutto nasce da un'idea condivisa con Egidio Marchitelli, che insieme a me il disco è a nome sia mio che di Egidio Marchitelli, che ne ha curato anche lui gli arrangiamenti e soprattutto tutte le tracce di chitarra. E questo disco nasce così per caso, perché sentendoci un giorno telefonicamente io ho lanciato l'idea, lui l'ha accolta subito, e pian piano questa idea poi è stata contagiosa, perché è venuto spontaneo un po' far partecipe tutti i musicisti che noi conosciamo, che sono amici poi fra l'altro, perché alla fin fine questa è la bellezza pure di questo disco, che ha raccolto anche uno spirito di amicizia che è stato condiviso e soprattutto che ci ha visto tutti uniti nel voler continuare, nel voler andare oltre quella che poteva essere una limitazione, ma perché un musicista comunque può lavorare tranquillamente a casa e può anche diventare un piccolo perno in una catena di montaggio per creare poi un progetto unitario come questo disco. Infatti, hai citato appunto Egidio, con il quale è nato questo disco. È la vostra prima collaborazione? No, non è la prima collaborazione, con Egidio ci conosciamo da quasi 30 anni, poi lui si è trasferito nel Lazio, un po' ci siamo persi di vista, però ci seguivamo a distanza grazie ai social, perché oggi i social ci consentono di poter un attimo anche seguire le persone che sono lontane, che a volte non si sì. sentono per tanto tempo, e quindi ne ho sempre apprezzato non soltanto la sua musicalità e soprattutto il suo essere versatile, perché Egidio è un chitarrista che spazia con grande disinvoltura dal jazz alla popular music, e quindi con lui ho condiviso già 4 anni fa un altro lavoro, un brano inedito che io ho dedicato a mio figlio, e lui mi curò anche in quel caso tutte le chitarre, sia elettriche che acustiche. Bene, e dicevi prima insomma che questo è un disco che appunto ha coinvolto tantissimi musicisti e attinge ad un repertorio molto vasto, e insomma quali sono gli autori principali un po' che avete deciso di mettere in musica? Ecco. Allora, gli autori sono stati una conseguenza delle tematiche espresse dalle canzoni, ad esempio You've Got a Friend, che è un brano di Carole King del 71 dal disco Tapestry, è un brano che inneggia proprio allo spirito di amicizia
e soprattutto al sentimento che alberga in ognuno di noi nel voler essere prossimo a un'altra persona, nel voler condividere empaticamente anche il momento di difficoltà o di gioia dell'altra persona. Ad esempio, Diamante di Zucchero, lo stesso, è un brano che Zucchero ha scritto proprio sul finire di un conflitto, dove la gente ritorna a passeggiare per le strade e dove i fornai iniziano un'altra volta a impastare il pane, dove i vinai si aprono un'altra volta, quindi c'è tutta questa atmosfera di rinascita, di speranza. Smile pure di Charlie Chaplin è un altro brano che ti invoglia a sorridere malgrado tutto, malgrado il dolore, cioè ad avere la speranza del domani, a non farsi affossare da quello che sta accadendo. E così tutti quanti gli altri brani. C'è Tempo di Fossati, lo stesso è una riflessione bellissima. Stupendo. Che lui ha voluto veramente cristallizzare in un testo meraviglioso. E poi ce ne sono ancora tanti altri. Ci sta ad esempio What a Wonderful World, che voglio dire, già il titolo la dice tutta proprio. Ed ancora Over the Rainbow, Oltre l'arcobaleno, quindi questo guardare ancora oltre. E sono tutte tematiche, oppure Azzurro di Paolo Conte. Sono tutte tematiche attinenti a quello che è stato un momento di difficoltà, ma è stata anche un'esortazione a voler cimentarsi anche con tecnologie che normalmente sono magari appannaggio di pochi musicisti o comunque di uno studio di registrazione, solo che oggi fortunatamente l'home recording ti consente realmente di poter avere un prodotto professionale che chiaramente poi è stato editato e missato da un fonico vero e proprio. E noi abbiamo lavorato a distanza, io ed Egidio facevamo gli arrangiamenti, le strutture dei brani, ci sentivamo attraverso Zoom per condividere quello che doveva essere il mood del brano, e in base a delle armonizzazioni che ho fatto io ed Egidio, i musicisti hanno avuto delle istruzioni e quindi ognuno di loro poi su una griglia ha registrato la propria parte e poi c'è stato un assemblamento di tutte le parti che ha portato alla realizzazione del disco. Wow, fantastico, una bellissima squadra davvero di lavoro. Sono contentissimo, io li ringrazio tutti quanti, siamo in 13 in questo disco, c'è Giovanni Astorino al basso e al violoncello, Luciano Tarantino al violoncello ed ancora Pasquale Angelini alla batteria, Valerio Bruno al basso elettrico, Camillo Pace al contrabbasso, Vincenzo Abbraccianti alla fisarmonica, Mauro Gargano al contrabbasso, Michele Campobasso al pianoforte. Qualcuno l'ho dimenticato? Non lo so, credo di no. No, penso che insomma li abbiamo detti tutti, ma non ce ne vorranno assolutamente. No, li salutiamo infatti, tutti. Li salutiamo tutti e li ringraziamo davvero di cuore, io e Gidio, perché è stato anche un momento per conoscere nuovi musicisti. Certo. Io ad esempio ho conosciuto Valerio Bruno in questa occasione, perché Pasquale Angelini mi ha presentato Valerio, che ha subito condiviso l'iniziativa e quindi è nata questa amicizia che tutt'oggi esiste fortunatamente. Quindi vedi come in un momento di distanziamento si è creata un'amicizia. Un'amicizia, che è oltre. Assolutamente. Noi torneremo a parlare tra pochissimo con Beppe, ma ci ascoltiamo intanto questo brano. You'll be the E siamo sempre su Radio Doppio Zero nel nostro angolo dedicato agli artisti pugliesi. Palcoscenico, il protagonista sei tu. Vi ricordiamo che noi siamo in diretta ogni lunedì alle 19 e in replica il sabato alle 17 e potete ascoltarci anche tramite l'applicazione di Radio Doppio Zero. Ma torniamo a parlare con il nostro ospite Beppe Del Re. Parlavamo del suo disco Viviamo Distanti, realizzato insieme a tantissimi musicisti, davvero davvero tanti. E mi veniva in mente una domanda, è un disco che appunto, come dicevi prima, è molto molto ampio, non solo per il numero di artisti che vi hanno partecipato, ma anche per appunto il repertorio, no? che fa parte di questo disco, un repertorio sì. Che include da un punto di vista di genere musicali a cosa si estende? Un repertorio che non soltanto comprende brani della musica italiana ma anche della musica internazionale, sia del cantautorato che quello che oggi viene chiamato lo standard jazz come Smile, anche se quelli poi alla fin fine sono dei brani, delle canzoni comuni che i jazzisti poi utilizzano per improvvisarci sopra. E è stato, come ti dicevo, una scelta vincolata alle tematiche che questi brani esprimevano. Non c'è stata una scaletta secondo le preferenze di ognuno di noi. È venuto spontaneo fare una cernita e metterli anche in ordine, come Tears in Heaven ad esempio di Eric Clapton,
C'è un brano in particolare poi dove io ho messo un testo che è Always and Forever, un brano di Pat Metheny, dove fra l'altro c'è anche la partecipazione di Massimo Morricone, che avevo dimenticato di nominare prima, grandissimo contrabbassista italiano. E quindi è Always and Forever, che proprio sempre per sempre vuole essere lo spirito che dovrebbe animare ognuno di noi a guardare sempre oltre, cioè a non fermare la musica. La musica non la può fermare nessuno, fortunatamente. Assolutamente no, anzi questo disco lo dimostra, un inno proprio alla speranza, no? Alla speranza che per fortuna appunto vi ha portato a realizzare questo bellissimo disco e ad andare avanti con la vostra attività, con la vostra arte. Dicevi prima appunto che questo è un disco all'interno del quale sono racchiuse molte cover. Ecco, cosa contraddistingue, perché alla fine la cover in qualche modo è un brano che l'artista e i musicisti che vanno ad eseguirlo fanno proprio per renderlo unico rispetto all'originale. Certo. Allora, in questo brano noi abbiamo volutamente riarrangiato questi brani, spero senza aver tradito lo spirito compositivo che li ha fatti nascere, e quindi ad esempio Diamante ha un arrangiamento con questa fisarmonica che dà un po' lo spirito paesano da certi punti di vista, che richiama un po' alla tradizione, allo stare insieme, no? La fisarmonica, tutti quanti intorno, che si può ballare, si può mangiare, oppure ad esempio il brano C'è tempo di Fossati, che al contrario della chitarra, del pianoforte, c'è la chitarra, o tanti altri brani, ad esempio anche Azzurro di Paolo Conte, ad esempio, inizia come una ballad molto lenta, poi cambia totalmente tempo e c'è sempre la chitarra. Quindi gli arrangiamenti sono stati visti proprio in funzione di un organico che potesse esprimere delle qualità timbriche, magari a volte anche un po' diverse, anche un po' lontane da quelle che sono magari quelle attuali della popular music. Però questo è un disco che a mio avviso non è etichettabile, perché nasce innanzitutto da una intenzione nel dire certe cose, e soprattutto è un disco suonato alla fin fine, totalmente suonato, non c'è nulla di elettronico, c'è soltanto diciamo un mettere insieme determinate tracce. Tra l'altro comunque alcune le abbiamo registrate in presa diretta insieme, perché quando c'è stata un po', diciamo, ci è stata data la possibilità di uscire un po', ad esempio la Diamante, What a Wonderful World e Over the Rainbow, le abbiamo registrate tutti insieme in uno studio di Gravina, e quindi lì eravamo tutti quanti trincerati, ognuno dietro vari separé, però abbiamo fatto quelle, abbiamo registrate insieme. Quindi lo spirito poi alla fin fine che ha unito questo disco non è soltanto il fatto di essere stati insieme lì in loco, ma di aver condiviso questa iniziativa tutti quanti, che alla fin fine poi anche è prassi normale per il pop non registrare tutti quanti insieme. Quella è più un qualcosa che attiene alla musica jazz, perché nel jazz c'è proprio l'interplay fra i musicisti, e quindi è normale che si registri tutti quanti insieme, perché uno ascolta l'altro e quindi anche di stimolo all'altro nell'interagire in una certa maniera. Certo, wow, insomma, ci hai fatto sicuramente venire voglia di ascoltare questo disco. Ma io me lo auguro. Che ricordiamo è prodotto dall'etichetta Hang Up Music, e potete ascoltarlo online su tutte le maggiori piattaforme di distribuzione digitale di musica. Noi vi diamo soltanto un assaggio di questo disco e salutiamo Beppe Del Re con un brano. Un brano tratto dal disco, vuoi chiamarlo tu? Come no, innanzitutto io vi ringrazio te Alessandra per questa opportunità di incontro, ringrazio Radio Dopo Zero che promuove questa bellissima rubrica, perché secondo me è importante che i musicisti e il pubblico tornino a dialogare, a essere vicini davvero. Certo. Proprio oggi, non a caso, ho visto che un artista italiano che io stimo molto, che conosco, che è Niccolò Fabi, sta facendo presenta il suo disco in tutti i punti Feltrinelli, dove lui stesso ha detto che dopo la prima presentazione del primo brano lui vorrà confrontarsi con i suoi fan, con coloro che sono andati, che lo andranno a incontrare. Perché? Perché questo dialogo è fondamentale e per me è vitale. Io a ogni concerto
poi mi fermo con la gente che viene ad ascoltarci, perché mi piace avere dei feedback, mi piace sapere che cosa li ha colpiti del concerto, o cosa ne pensano del lavoro fatto su alcuni, magari quando si fa a volte un tributo ad un artista. Nel caso mio, io cerco sempre di personalizzare questo tipo di operazione, così come ho sempre fatto in passato, ed è molto bello vedere quando il pubblico ti dà delle sì. impressioni. Da questo disco io preferirei che ascoltassimo proprio You've Got a Friend, cioè Tu hai un amico, perché è stato lo spirito che ha contraddistinto tutto il lavoro, e perché siamo in sei dei, wow. dei 13, quindi mi piace proprio lasciarvi con questo brano, ringraziandovi ancora, sperando di avere a breve occasioni di incontro e che possiate ascoltare Viviamo Distanti. Grazie a te Beppe, ci vediamo sicuramente alla prossima e ci ascoltiamo questo bellissimo brano tratto dal tuo disco. Grazie a voi, ciao. You're down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Just close your eyes and think of me, and soon I will be there. Brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will, to see you again. Spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes, I will, 'cause you got a friend. If the sky above us should turn dark and full of clouds, and the old north wind should begin to blow, just keep your head together. They
you've got a Bentornati su Radio Doppio Zero e ci spostiamo dalla musica al teatro. Oggi abbiamo un ospite molto gradita, Marinella Anaclerio. Ciao Alessandra. Buonasera a te, buonasera Marinella. Sono molto contenta di averti qui perché parlare di teatro in radio è sempre davvero qualcosa di molto speciale. Siamo abituati a vedere il teatro in palcoscenico e quindi parlarne in radio è davvero molto molto raro. Tra l'altro qui Marinella è anche per rappresentarci una compagnia che è super attiva in Puglia, la compagnia del Sole. È una compagnia che in realtà è nata per creare uno spettacolo molto importante, molto grande, che era I Fratelli Karamazov nel 2009, gennaio del 2009. E abbiamo creato questo gruppo di persone che già comunque lavoravano insieme, ma in sedi separate ci siamo riuniti e diciamo che c'è stata questa prima parte. Poi nel 2013 un progetto europeo ha creato un nuovo gruppo, ci ha fatto creare un nuovo gruppo, era un laboratorio di commedia dell'arte ispirato ai Capitani, abbiamo preso l'Orlando e l'abbiamo fatto diventare un Orlando furioso in musical. Per cui siamo andati dalla musica rinascimentale ai Tears for Fears. Wow. Quindi musica e maschere, come era la commedia dell'arte. Commedia dell'arte, ogni commediante doveva saper cantare, suonare e anche avere una certa abilità fisica, certo. Giocolerie, acrobazie, e quindi quello è stato un po' il nostro skills durante queste prove, oltre che il lavoro proprio sulla maschera. Wow, bellissimo. Ascolta, i vostri sono spettacoli che a tuo avviso, anche in base insomma un po' ai teatri, ai luoghi che avete girato, sono spettacoli proprio da teatro o possono essere messi in scena anche all'interno di luoghi, ecco, non deputati al teatro magari? Sì, è successo anche, però gli spettacoli più piccoli, quelli, certo, che nascono come gli spettacoli di Flavio Albanese, l'altro direttore artistico della compagnia, nonché mio marito, gossip, e lui ha fatto una serie di spettacoli, però non tutti sono adatti, abbiamo fatto uno su Leonardo da Vinci ed è quello, è adatto anche a luoghi all'aperto, li abbiamo fatto in giardini, in cortili, ne abbiamo fatto uno su Platone, un dialogo socratico, però è chiaro che ogni volta poi devi rinunciare a delle cose, certo, che in teatro sono pane quotidiano, tipo luci di un certo tipo, immagini, certo c'è altro, quando hai un bel... Una volta abbiamo fatto lo spettacolo su Leonardo da Vinci, l'abbiamo fatto a Stromboli, è un festival che si fa a Stromboli, molto bello, è un festival dove non puoi usare musica, non puoi usare luci elettriche, si lavora solo al lume di candela, musica dal che vivo, bello. E lì l'abbiamo fatto senza niente, ma alle spalle avevamo il mare meraviglioso di Stromboli, wow, e un anfiteatro che dava sul mare, e quindi... Insomma, una scenografia naturale, sì, a un certo un po' punto come nel teatro greco. A un certo punto si è posato sulla lavagna, perché in scena c'è una lavagna con un grande ritratto di Leonardo, si è posato un gabbiano ed è stato lì e si parlava del volo tutto il tempo. Wow, quindi... pazzesco, insomma, il bello della diretta anche nel teatro. Certo, ecco. Certo. Quando la scenografia naturale entra a far parte dello spettacolo, stupendo, davvero un'esperienza bellissima, immagino. Ma parliamo un po', insomma, delle vostre produzioni, ce ne sono davvero tantissime, tra l'altro sempre in tournée. Una compagnia davvero attivissima. Leggo qui Il Messaggero delle Stelle. Di cosa parla questo spettacolo? Allora, Il Messaggero delle Stelle è il terzo step di un progetto che era proprio portare a teatro un pensiero scientifico, che però nasce dal mito e dalla filosofia, perché sappiamo che la scienza nasce dalla filosofia. Certo. Prima c'è stata la filosofia e poi la scienza. E quindi abbiamo cominciato con Leonardo e il suo desiderio di far volare gli uomini e tutti i suoi studi di fisica, di scienza, per riuscire a trovare il modo di far volare gli uomini. Ovviamente lui non ci è riuscito, ma ha lanciato il seme. Poi abbiamo parlato del tempo, il dio Crono, da Esiodo al suo incontro con Einstein. E quindi parlare anche il rapporto dell'essere umano con il tempo. E il terzo step è Il Messaggero delle Stelle. Il Messaggero delle Stelle è Astolfo che va sulla Luna
ma scopriamo, anzi inizia in un teatro, lui cade in questo teatro perché Ippogrifo fa un incidente, perché adesso non è più facile volare facilmente, cade in teatro e racconta di come lui, sono ormai secoli che fa avanti e dietro terra luna, ma non solo per il senno di Orlando, ma perché sulla luna ha trovato tutti gli scienziati più interessanti della storia dell'umanità, che stanno sempre intorno ad una tavola a discutere del passato, del presente e del futuro. Mamma mia, io starei qui ora ad ascoltarla, cioè, ma non so voi, ma è pazzesco. Hai toccato poi le mie corde, argomenti per me fantastici. Lo faremo a Bari, lo faremo a Bari al Kismet a febbraio. Wow, bellissimo. Quindi, allora saremo sicuramente, Alessandra. Sì, sarò sicuramente io in prima fila in assoluto. E mi veniva, mentre ti ascoltavo, queste sono tematiche che in qualche modo vi portano ad avere, immagino, anche un rapporto con un pubblico più giovane, con trasversale. Sai, io credo che il teatro, ragazzi, fatto bene, no? È un teatro che può prendere tutti. Certo. Tutti, perché lo devi fare non pensando al bambino come qualcuno che non ha le doti necessarie per comprendere. Devi semplicemente, come diceva Leonardo, pensare che la semplicità, che è diverso dal facile, è complessità risolta. Quindi più riesci a prendere anche un concetto molto complicato, ma se riesci a suddividerlo, lo riesci a porgere. Il Messaggero delle Stelle, parliamo di Tycho Brahe, di Keplero, di Copernico, di Giordano Bruno. E però l'abbiamo fatto anche per ragazzini di 8 anni, 9 anni. Wow. Insieme ai genitori sono uniti nel sentirsi portare per mano nel percorso della scienza. Certo, questo è il bello del teatro, insomma, ci permette di avvicinare anche la scienza ai più piccoli. E con questo bellissimo insegnamento facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con Marinella a parlare di teatro. Ok. Bentornati su Radio Doppio Zero, siamo sempre con Marinella Anaclerio a parlare di teatro e ci divertiamo perché il teatro ci rende felici, soprattutto qui in radio. Parlavamo degli spettacoli della Compagnia del Sole, che Marinella qui rappresenta, e soprattutto delle numerosissime produzioni che sono in tournée, insomma, in tutta Italia, non solo in Puglia. Come riuscite ad essere così presenti? Perché prima di tutto, lavoriamo da tanti anni, abbiamo lavorato un po' dovunque in giro e quindi questa cosa ci aiuta anche a farci conoscere. Poi abbiamo un bel gruppo di attori che appunto si è creato dal 2013, li nominerei tutti perché sono Dino Parrotta, Patrizia La Bianca, che è decorato, Stella Dario, Domenico Piscopo, Flavio Albanese, Tony Marzolla, che appunto lavora anche tantissimo, lui anche al Petruzzelli fa le opere, gli educational della lirica. Li salutiamo tutti ovviamente, mentre ci ascoltate. E ovviamente Flavio Albanese, che poi è il fondatore insieme a me della Compagnia del Sole. Wow, fantastico, davvero una bellissima famiglia, insomma, perché sì, poi il teatro diventa una famiglia. Com'era l'antica italiana? L'antica, esatto, italiana, c'è questo libro bellissimo che io ho letto in giovane età di Sergio Tofano ed è Il teatro, l'antica italiana. E racconta proprio di queste famiglie molto simili alle famiglie degli Zingari che giravano con un loro teatrino. Ma teatrini non piccolissimi, magari piccolo il palcoscenico, ma fino a 400 posti. Arrivavano in un posto, lo montavano e stavano un mese, due mesi, ma non facendo lo stesso spettacolo, facendone tanti. Cioè, quando vedevano che a un certo punto lo spettacolo che stavano facendo non attirava più gente, iniziavano a provarne uno nuovo. Appena erano pronti, cambiavano. E cambiavano, quindi la mattina si provava e la sera si andava in scena con qualcos'altro sin quando non era pronto quello che provavi la mattina, ed era il repertorio.
Ecco, noi siamo un po'. Infatti stavo per dirlo, perché per quante produzioni avete all'attivo e quanto gira in Italia, insomma, potremmo dire che sicuramente vi fanno da maestri e voi ne siete dei bravissimi allievi in questo. Ma torniamo a parlare un po' della scelta delle tematiche, no? Mm-hmm. Affrontate negli spettacoli. Prima parlavamo di scienza volevo citare sicuramente, insomma, lo spettacolo che andrà in scena il 30 novembre come anteprima nazionale per gli studenti e poi dall'1 al 4 dicembre al Teatro Piccini come debutto nazionale. Stiamo parlando di Il Giocatore. Appunto, di solito quando scegliamo un testo non solo perché ci piace, ma perché deve avere qualcosa che lo agganci al nostro presente. E a me è successo appunto che, leggendo su internet, sapendo insomma una storia del fidanzato di una mia amica, ho letto una cosa che mi ha sconvolto. Cioè, solo nel 21 la cifra che è stata spesa in gioco d'azzardo in Italia è stata 107 miliardi e 500 milioni, cioè 8 volte quello che si è speso per la salute, 7 volte quello che si è speso per l'educazione, cioè è veramente, no, 10 volte quello che si è speso per l'educazione, cioè è veramente una cifra sconvolgente. E ho iniziato un po' a studiare il fenomeno e mi sono resa conto che ho ricordato un testo che avevo letto tanti anni fa, che è del mio autore preferito, che è Dostoevskij, ed è Il Giocatore. Però stavo cercando qualcosa che lo raccontasse più nel presente. Invece mi è capitato un testo fra le mani che è del 1750, andato in scena nel 51, e che è La giornata di un ludopatico, che non è cambiata in nulla. Cioè, io l'ho fatto leggere a una psicoterapeuta del SERD di Taranto, l'ho fatto leggere a diverse persone che si occupano stabilmente del fenomeno e mi hanno detto: è incredibile, più di una mi ha ringraziato, perché è un testo che non si legge facilmente, neanche io l'ho scoperto per caso. Sì, faceva parte delle 16 commedie nuove di Goldoni, ed è la giornata, ed è angosciante. Cioè, all'epoca fu un fiasco, speriamo che non lo è. No, assolutamente. Ma ho capito perché lo fu. Come mai? E perché all'epoca veramente era una malattia molto 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 diffusa a Venezia, e il testo è impietoso. Cioè, per cui molti se la sono presa, si sono sentiti presi in giro. Sai quando tu vedi un'immagine di te che sembra una parodia, ma in realtà poi invece è così, ma tu non l'accetti, e se non l'accetti l'errore è di chi ti ha rispecchiato così. Certo. Cioè ti ha preso in giro, molti si sono presi in giro, e poi insomma altri dettagli, non ultimo il fatto che Goldoni ha scritto un testo che va provato molto. A differenza di tanti altri, questi personaggi sono più raffinati di tanti altri personaggi, sono tanti e hanno delle dinamiche sottili. E lui non ha avuto molto tempo per provarlo, quindi non sarà andato in scena al meglio, perché 16 commedie, lui fece una scommessa parlando di azzardo, cioè andò male una fine del stagione del 49, inizio 50, va male uno spettacolo, lui esce e promette al pubblico che l'anno, la stagione, che la nuova stagione avrebbe visto su quel palcoscenico 16 commedie nuove, sono una follia. E lui l'ha fatto, poi si è distrutto. E quindi 16 commedie nuove anche per gli attori. Mandare in scena 16 commedie nuove è una sfida enorme. Quindi noi stiamo lavorando parecchio per rendere quella raffinatezza di tocco che lui mette nella costruzione dei personaggi. Certo, immagino. Tra l'altro prima dicevi che appunto ti sei, come dire, hai studiato, ti sei documentata, confrontata con delle psicoterapeute, e nella creazione del personaggio e del protagonista, comunque dei personaggi dell'opera teatrale, c'è stata anche una collaborazione in questo senso con degli esperti, o comunque anche per rimedersi marsi appunto in un personaggio del genere? Mi rendo conto che abbiamo fatto appunto una serie di ricerche, esperti. Poi nella compagnia c'è un'attrice, voglio fare nomi,
perché ha avuto per anni un fidanzato e ha lavorato anche un periodo nel centro di scommesse. Ha avuto per anni questo fidanzato che, insomma, giocava e tanto. E quindi questa cosa ci ha fatto approfondire, non solo, cioè lei personalmente aveva approfondito, e poi abbiamo approfondito tutti, ognuno con un personaggio diverso, questa dinamica. Io sono andata a Taranto a parlare appunto al SERD. Wow, insomma è una tematica davvero davvero molto interessante. Tra l'altro, insomma, il teatro sicuramente ci aiuta in qualche modo ad affrontare l'argomento, come dicevi tu, per Goldoni probabilmente fu, come dire, un po' una tragedia il fatto che non fosse stato apprezzato. Meglio, probabilmente lui aveva in qualche modo smascherato e in maniera molto evidente una problematica. Esatto. Il meccanismo è che appunto, comunque, noi stiamo facendo un progetto e l'anno prossimo io spero di trovare i soldi per fare il passo successivo, perché appunto è un progetto che va a vedere i meccanismi della ludopatia. E quest'anno è la giornata di un ludopatico. L'anno prossimo sarà un testo russo, che è Tre sorelle di Anton Chekhov, che racconta invece come puoi diventare un ludopatico. Cioè, qui è una giornata, lì sono 4-5 anni, 5 anni quasi. Vediamo, all'inizio lui non è un ludopatico, ma succede qualcosa per cui piano piano ogni atto, insomma, alla fine questi inizia che sono in casa, poi stanno in una stanza, alla fine non hanno più neanche la casa, sono tutti fuori casa. L'ultima scena è in un giardino, ed è un autunno, inizia che primavera ed è da autunno, e capisci che è successo qualcosa che... E lui si è giocato appunto a casa. Allora, la ludopatia ha a che fare con il vuoto. Difatti, Gap, guarda caso, no? Quando venne la metropolitana a Londra, New York, sì. Mind Gap, attenti al vuoto. Ma Gap è anche l'acronimo di gioco d'azzardo patologico. E le due cose sono strettamente legate, e il vuoto. E non è un caso che la ludopatia sia aumentata anche con l'online. C'era stato il primo periodo del lockdown, c'era stato un calo, poi invece è risalita alle cifre del pre-pandemia. Ma perché c'è un vuoto di futuro. Quando c'è un vuoto di futuro, il futuro non ti è più chiaro nulla, non riesci nemmeno a desiderare, che è quello che succede nell'altro testo. Qui non è il tempo lui, perché è una giornata. Quando tu non hai nemmeno la possibilità, non ti dai la possibilità di scegliere, di desiderare, il gioco diventa soltanto gli anziani che giocano, i ragazzini. È vero. Sono le fasce che magari si sentono più sole o che hanno, come dicevi tu, appunto un vuoto da colmare. Esatto. Speriamo che questo vuoto possa essere colmato dal teatro, sarebbe sicuramente l'augurio migliore. La cultura può fare molto. Sì. La cultura e il teatro in questo caso, certamente, insomma, avvicinare i giovani ad un qualcosa di costruttivo, come può essere un teatro come quello che fate voi, che realizza appunto la Compagnia del Sole, sicuramente potrebbe essere una buona soluzione. E noi per questo vi invitiamo assolutamente a vedere lo spettacolo Il Giocatore. Sarà in scena, vi ripeto, dal 1 al 4 dicembre al Teatro Piccini di Bari. Tra l'altro, insomma, non si poteva avere una cornice più bella di quella. Eh sì. Marinella, io ti ringrazio tantissimo. Grazie, di essere Alessandra. Stata qui con noi, e ci vediamo sicuramente a teatro per questo debutto. Ti aspettiamo. A presto. Grazie.